Alle mani di Donato Rega, Venosa. Carissimo marito, me ne sono consolato che voi state bene in salute e che Dio vi ha liberato da ogni mala disgrazia. Io sto pregando ogni momento, Dio, di liberarti, ma intanto si dice pubblicamente, Ripa Candida, che voi siete stato coraggioso per la patria e vorrei che il Signore vi accompagnasse fino all'ultimo di riportare la nostra vittoria. Per una sola cosa mi sento molto dispiacere, perché tutti i ripacandidesi hanno portato ricchezze alle loro famiglie. Io piangendo, lacrimando, diceva: perché mio marito non si ricorda di me? Dicendo sconsolata a me, non ho fortuna. E diceva fra me: mio marito aveva un cuore gentile, perché ci mostra un cuore di macigno? Ve ne prego quanto prima di levarmi la mia miseria. Vi salutino carissimamente i miei fratelli e dicono che vogliono un ricordo. Date un fucile per ciascheduno per ricordarci del vostro buon cuore. E il fucile che avete mandato io non l'ho ricevuto. Vi abbraccio caramente. Vostra affezionatissima moglie Teresa Savio. Scritta da me, Michele Guglielmucci, e a me pure mandate qualche fuciletto. Addormete, figlie mie, dorme e cresce, come cresce l'urana quando nasce. Dormete, figlie mie, con le buone destine, come cresce nelle rose allo giardine. Dormete, figlie mie, con la buona fara, come cresce l'urana allo seminare. Figlio mio, Madre, qui tutto è sono orrendo. un'ombra di suoni Non si sordi, tratta di un sogno, inerme è e uno scacco. solitario, Ancora una volta sopravvissuto ai vini, si tratta di adeguarsi a un reliquiario in modello. esilio, e la morte che non Figlio mio, sopraggiunge, ti porterò in un rammento luogo l'odore del devoto. sangue, Ti le prego, carni, lasciami l'umanità dormire di quel sogno sproporzionata delle che ti mie accomunava genti, quando le giacevi in notti grembo. d'estate, le ferite Così della terra, si dica di mio riconosco la figlio. nostra fame. Cosa Condannato a volete ora, morire come madre? rudere frusta di Posa il mio danno. corpo su quelle pietre, Adesso a tutto è consumarsi. fare un muro, Cancellerete così i miei cementandosi in segreti. essi. Una volta Tutto ero è in me coi limitarsi a venti in suggerire gola, alla coi calce venti la fedeli, storia di come case ora e da sempre avariate, sono immorti i nelle nomitori fosse. di pananti sia sepolcri. Inaghippato della mamma. Dolore e gli anni mi danno a portà la sepoltura. Vieni di mamma.
alto della persona 1,75, robusto, svelto, con occhio indagatore, sospetto, attento. Non vi è nel suo corpo di straordinario che la grandezza e la sporgenza dei seni frontali e delle arcate orbitali, ed un cranio rispetto alla statura non molto grande, 55 centimetri di circonferenza massima. La circonferenza toracica è di 92 centimetri. La persona è ancora dritta e resistente. Dopo una vita agitata, piena di stenti, di sofferenze, di timori e di pericoli di ogni sorta. È un'intelligenza non ricca al certo, né libera di superstizione. Anch'egli porta il rosario al collo, abitini ed amuleti, ma chiara, ordinata e sicura. Non è andato a scuola, ma durante la sua vita di pastore, un po' da sé, un po' aiutato da qualche compagno, imparò a leggere e scrivere in qualche modo da poter esprimere dialettalmente i suoi pensieri sulla carta, facendosi comprendere bene. Il crocco è megalomane al più alto grado. E gli dimostra un'incoscienza completa nella consumazione dei reati e, come tutti i criminali, cerca di far scomparire la gravità dei delitti commessi con l'invocare il diritto alla vendetta. La pena ai lavori forzati a vita, cui fu condannato dalla Corte d'Assise di Potenza, siccome è imputato di 75 omicidi, dei quali 62 consumati e 13 mancati, e di 1.200.000 lire di danni, il crocco ha saputo sopportarla con una rassegnazione che fa strano contrasto col suo carattere inquieto, con la sua indole focosa, con i suoi istinti crudeli e sanguinari. La lunga prigionia non ha lasciato tracce sensibili sul suo fisico, mentre è valsa ad aguzzargli l'ingegno. Nella solitudine del carcere, il crocco, dotato della natura di un ingegno versatile, ha cercato, per quanto gli era possibile, istruirsi leggendo e studiando, ed ora si vanta di essere uomo di penna, come in altri tempi si è vantato di essere uomo di spada. Quando lo vidi l'ultima volta, nell'anno 1889, alla vigilia del suo 59° anno di età, era vegeto e robusto, la sua statura piuttosto alta, ed il suo corpo sviluppato e proporzionato fanno di lui un bell'uomo. Ha gli occhi castagni, i capelli leggermente brizzolati, il naso greco, la bocca, il mento e il viso regolare, la fronte ampia, solcata da poche rughe. Calmo, sereno, ilare, è obbediente e docile con tutti, rispettosissimo verso le guardie carcerarie, riconoscente verso chi può fargli un po' di bene. Brigante Carmine Donatello Crocco, di anni 76, da Rio Nero in Vulture, il quale sconta il suo 38° anno di pena. I reati per i quali fu condannato sono i seguenti: associazione a delinquere contro le persone e contro le proprietà, formazione di bande armate nelle quali esercitò comando, furti qualificati, 3 grassazioni con omicidi, 4 grassazioni semplici, 9 assassini, 9 omicidi volontari, 4 ribellioni, 12 estorsioni.
numero non ben determinato di saccheggi, 2 attentati per cambiamento di forma di governo.